Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per più di un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore. Molto spesso siamo soliti pensare e dire: se uno si comporta bene con me, allora anch'io mi comporto bene con lui. Se invece uno si comporta male, allora anch'io mi comporto male. Cioè ci limitiamo a dare ciò che riceviamo. Gesù, con questo Vangelo appena ascoltato, ci insegna a come andare oltre, ad spingersi oltre questo sistema della giustizia e invita a stupire l'altro con qualcosa che non si aspetta. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi. E fa questi tre esempi molto concreti che abbiamo appena ascoltato. Gesù parte dalla concretezza della legge ebraica, che comunque chiedeva equità, occhio per occhio, dente per dente, per cominciare ad annunciare un amore nuovo, un amore grande, rivoluzionario, sconosciuto agli occhi e al cuore degli uomini. La parola di oggi ci invita quindi ad andare oltre a ciò che è giusto, ci invita ad amare in un modo totalmente inaspettato. È come se ci dicesse: se vuoi vincere il male, non usare le sue stesse armi, anzi, fai il bene. Vinci il male con il bene. D'altronde questo è lo stile di Dio, di sorprenderci sempre con il suo grande amore per ciascuno di noi. Un amore che è sempre fuori dai nostri schemi. E quindi, una volta raggiunti da questo amore, non si può rimanere insensibili, ma diventa poi la dinamica che deve abitare il nostro cuore. Allora l'impegno per oggi, che poi può diventare per tutti i giorni, e sarebbe proprio questo di lasciarci stupire dall'amore del Signore, lasciarci amare continuamente da Lui. Solo così anche noi potremo stupire gli altri, amandoli con lo stesso amore con il quale siamo noi per primi amati.